Allora? Abbiamo preso la menù. Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. Questo è il primo video del 2018 e davvero non vedevo l'ora di farlo, perché è un video per me e anche per Riccardo, anche se non è qua, davvero davvero speciale, perché forse avrete già intuito, dobbiamo presentarvi e farvi conoscere una new entry della nostra famiglia. E davvero era da mesi, ormai quasi da un anno, che avevamo conosciuto questa razza e insomma davvero non vedevamo l'ora di poter... Amore, vieni qua che ci facciamo conoscere! E insomma non vedevamo davvero l'ora di portarla a casa e alla fine appunto abbiamo detto iniziamo questo 2018 con qualcosa di nuovo, con una bellissima avventura. E amore, guarda lì! Sei, presentati! E nulla, vi presentiamo Minu Blaze, e è una gattina ragdoll di 2 mesi e mezzo che adesso vuole andare giù a giocare, dopo ve la faccio vedere meglio. È nata il 12 di ottobre e appunto volevo un attimo raccontarvi, abbiamo deciso appunto qualche mese fa di prendere un ragdoll, era una razza di gatto che non conoscevamo. E non avrei mai detto in vita mia di prendere un gatto, perché ero più una per i cani che per i gatti. Poi è successo che qualche mese fa, anzi quasi un anno fa, non so per caso, ho trovato in internet un articolo su questa razza che si chiamano proprio Ragdoll e non avevo idea neanche che esistesse questa razza. I Ragdoll in inglese vuol dire bambola di pezza, perché sono gatti che si abbandonano completamente tra le braccia del padrone e hanno un carattere che è molto simile a quello di un cane quasi rispetto a quello di un gatto. È una razza che è nata circa 150-200 anni fa in California e da lì ha spopolato e ovviamente è molto conosciuto in America, si sta diffondendo tantissimo ovviamente anche in Europa, in Italia. Sono dei gatti appunto che sono davvero davvero molto affettuosi, che ti seguono come un'ombra, sono utilizzati anche per la pet therapy, per bambini, anziani o magari persone con depressioni, perché sono proprio dei gatti assolutamente affettuosi che gli piace stare in casa coccolati, seguono il loro padrone come un'ombra e amore, cosa stai facendo? È praticamente bambola di pezza, perché tu li prendi in braccio e si abbandonano così come un cuscino a farsi coccolare, cioè sono veramente, hanno un carattere unico, un carattere speciale, per quello noi abbiamo deciso di voler provare un'avventura con questa razza. Ero andata a vedere insomma un po' di allevamenti, alla fine abbiamo scelto quello che più mi dava fiducia e appunto siamo stati davvero contentissimi. La storia particolare di Minu, amore vieni che, vieni un attimo. Allora, la storia particolare sua è che quando siamo andate a vederla, adesso ovviamente deve... Amore, cosa hai visto? Niente. Quando siamo andate a vederla, in realtà ci avevano fatto vedere un'altra cucciola, molto molto carina, coccola, però non so, non era scattato quel qualcosa. Poi alla fine ci hanno fatto vedere lei, non ce l'avevano fatta vedere perché era nata, praticamente lei è nata con una piccola ernia ombelicale, era l'unica un po' più sfortunata della cucciolata, perché la mamma le aveva tirato via, le aveva strappato il cordone ombelicale troppo presto e quindi si era formata una piccola ernietta. Sono erniette che di solito vengono tolte magari quando hanno 4-5 mesi di vita con la sterilizzazione, perché non sono pericolose. Invece è successo che 3 settimane fa, un mese fa, mi hanno chiamato, l'ernietta si era completamente ingrandita, era diventata pericolosa, hanno dovuto operarla d'urgenza. Amore, ti sei messa dentro la cuccia? No vabbè, è la prima volta che si mette dentro la cuccia nuova che le abbiamo regalato. E appunto hanno dovuto operarla d'urgenza ed era un'operazione parecchio pericolosa, perché lei ha solo poco più di 2 mesi e nei gattini così piccoli fare un'anestesia totale può essere rischioso, quindi ero molto preoccupata. Invece lei è stata fortissima, è andata tutto benissimo e adesso è sana come un pesce, vispa come una volpe qui che gioca. E in più la particolarità sua, adesso ve la faccio vedere, che lei è anche nata tra virgolette con una, non è un difetto, però a livello di canoni estetici sarebbe un difetto, cioè il suo nasetto è metà bianco e metà grigio al posto di essere tutto grigio, ed era l'unica così. E secondo me invece con quella macchiolina è una caratteristica unica appunto che ha solo lei, insomma era la più piccola, la più indifesa. E io e Riccardo ce ne siamo veramente innamorati, cioè appena l'abbiamo vista abbiamo detto è lei, è lei. E
Quindi adesso appunto sono a casa dei miei genitori perché l'abbiamo portata qui in Veneto qualche giorno anche per farla conoscere al resto della famiglia, poi ovviamente sarà con noi a casa nostra a Milano. Ecco, io volevo condividere con voi questa cosa e anzi, siccome non ho mai avuto comunque un gatto, e anzi se conoscete o se avete anche voi un gatto di questa razza o anche gatti comunque in generale e volete darmi qualche consiglio, qualsiasi cosa, mandatemi una mail oppure scrivetelo nei commenti, perché insomma qualsiasi consiglio, qualsiasi trucchetto, anche perché ho visto che lei comunque i gatti tendono a bere poco, insomma qualsiasi cosa, sono sempre lì che mi preoccupo, che guardo, quindi qualsiasi, ecco, raccomandazione o suggerimento che volete condividere con me e anche con le altre ragazze della community, scrivetemelo qui sotto nei commenti oppure mandatemi anche una mail se proprio conoscete anche nello specifico questa razza e ragdoll. Io adesso vi lascerò qualche filmato che abbiamo fatto e ve la faccio vedere anche meglio. Vi mando un abbraccio grandissimo e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Ciao Riccardo! Ciao! Allora, oggi è il 2 di gennaio ed è ufficialmente il primo vlog del 2018. Siamo in Austria, stiamo tornando in Italia, più precisamente stiamo andando vicino a Brescia perché stiamo andando a prendere la nostra gattina e sono troppo emozionata. E, è nata il 12 di ottobre, quindi ha 2 mesi e mezzo circa adesso. Sono super emozionata, super excited, non vedo l'ora di vederla. Eravamo già andati a vederla, una volta a inizio dicembre, poi eravamo andati a rivederla intorno al 20-21 di dicembre e appunto adesso la andiamo a prendere e davvero non vedo davvero l'ora. E quindi ecco, volevo fare un mini vlog, insomma volevo portarvi con me perché volevo condividere questa cosa, soprattutto perché così rimane anche un bel ricordo da guardare negli anni futuri. E nulla, quindi adesso siamo in viaggio, siamo on the road e quindi ci aggiorniamo più tardi. Allora, abbiamo preso la Minù. Amore, dove sei? Fatti vedere. Hai paura, amore. Che piccola. Adesso? Andiamo a casa? E amore? È imbaccucata per bene. Sì, sì, è caldissimo. Saluta Eli. Ciao. Ciao ragazze, dunque è sera, siamo arrivati a casa dei miei genitori. Questa è la mia ex cameretta e guardate che spunta da lì dietro. L'abbiamo portata qui intanto la mia camera, perché la casa è molto grande, così intanto inizia a familiarizzare solo con un ambiente, anche perché comunque poi, come vi dicevo, la portiamo a casa nostra a Milano. E quindi volevo, ci tenevo tantissimo a filmare qualcosa, perché poi sono dei bei ricordi che volevo amore, dove sei andata? Che volevo condividere con voi. Riccardo è contentissimo. Sì. È qui che ci gioca, adesso ve la faccio vedere meglio.